La fondazione Einaudi è un grande risultato per l'Abruzzo e anche per Teramo, perché insomma, il proposito è proprio quello di arricchire la proposta culturale abruzzese di contenuti liberali, di principi e valori che rimandano al pensiero politico liberale. In un momento di grande confusione identitaria, di valori, di principi, bisognava ripartire dalla base, quindi dalla storia, e la fondazione Einaudi è la più antica fondazione culturale e politica italiana, fondata praticamente 60 anni fa, ed è anche un ente di ricerca, quindi si riparte anche dallo studio e dalla competenza, intesa come tensione verso la competenza per offrire all'Abruzzo e a Teramo una proposta culturale che sia densa dei significati culturali e che soprattutto possa in qualche maniera arricchire quello che è proprio il fabbisogno e l'esigenza, la richiesta di principi liberali e di cultura in Abruzzo. Come è nata l'idea, o comunque come si è sviluppata e in quanto tempo? Ma l'idea è nata poco prima di Natale, in occasione della presentazione del libro del presidente Benedetto, L'eutanasia della democrazia, che è stato motivo di riflessione tra tanti di noi, appartenenti al mondo della scuola, delle professioni, dell'impresa, che hanno chiesto di dare concretezza a questo progetto e soprattutto di risvegliare quell'animo liberale in Abruzzo che in questi ultimi anni è stato, come posso dire, carente di significato. Ci sono presenze importanti, abbiamo visto anche il vicepresidente della Regione Sardegna, c'è cioè il presidente della Fondazione. È un primo step? Lo considera un primo step l'odierno? Oggi è uno step di presentazione al quale daremo concretezza nei prossimi periodi, con tante iniziative che si ispireranno, che andranno dalla scuola di liberalismo piuttosto che a giornate di ricordo di quelle figure, di quella figura che ha lasciato un patrimonio culturale e politico in Abruzzo e segnatamente a Teramo, che è Marco Pannella. Ultima annotazione, sarà il primo vero appuntamento quello che riguarderà Marco Pannella? C'è già un calendario? Beh, sicuramente l'appuntamento di giornate di riflessioni riguardo all'eredità che ha lasciato Marco Pannella saranno sicuramente le giornate dense di maggiore significato, proprio in ragione del territorio, perché Teramo è maggio, poi l'anniversario della sua morte, quindi è sicuramente l'evento più importante, ma ci sarà anche la scuola di liberalismo. Ricordiamo che la Fondazione Einaudi in questi giorni ha dato vita alla scuola di liberalismo, che è un grande appuntamento con professori del calibro di Carlo Nordio, Antonio Martino, Davide Giacalone.